caso, eccellenza. Domenica a tutti. Grazie, eccellenza. Buongiorno. Che peccato, ma. Accogliamo di nuovo il nostro vescovo, amarci come ami tu, dice Dio, alleluia. La carità è paziente, la carità è benigna, comprende non si abbrida e non dispera mai, come dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore, forte e potente. Egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti, parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche la profondità di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quelle degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice a fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice ed il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io vi dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio? Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.
Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ci siamo lasciati ieri sera con chi ha partecipato all'Eucaristia con questa riflessione: bisogna nella vita decidere per poter veramente seguire il Signore. Bisogna decidersi, e la responsabilità è grande, per il bene o per il male. Ecco, da questa convinzione continuiamo la nostra riflessione con questa ricca, profonda e anche preoccupante parola di Dio che abbiamo ascoltato. E i semi di cui vi parlavo all'inizio per la nostra vita cristiana non sono in progetti umani, in propositi umani, sono in questa parola che stiamo ascoltando. Dalla visita pastorale non vengono progetti umani o ecclesiali frutto della nostra intelligenza. Dalla visita pastorale viene un cammino di vita cristiana per tutti, sempre più rinnovato, sempre più fedele alla parola di Dio e sempre più vissuto nella armonia della comunità, incominciando dall'armonia delle nostre famiglie, delle famiglie cristiane. La decisione, ecco, quella decisione ci riporta a un'altra parola della sapienza. L'inizio della sapienza è il timore di Dio. Per poter entrare nella sapienza di Dio, bisogna, con questa decisione, ecco, sottomettersi alla sua volontà. Quindi la decisione corrisponde a un atto di fede, che è un atto di sottomissione alla volontà di Dio, confidando che Egli ha la verità per la nostra vita. E in quella verità che Egli solo possiede per noi c'è il nostro bene. E in quella verità che solo possiede per noi c'è la nostra felicità. E allora, chi sono questi perfetti di cui parla San Paolo? Dovremmo essere noi. Tra coloro che sono perfetti parliamo di sapienza, sì. Tra quelli che hanno compiuto e continuamente compiono la decisione nell'atto di sottomissione e di fiducia alla verità che viene da Dio. Questi perfetti sono tali perché? Perché entrano in quella sapienza di Dio che nessuno ha potuto conoscere. Una sapienza di Dio nascosta nel suo mistero,
ma che a un certo punto è stata svelata a noi per mezzo di Gesù. Una sapienza che ha trovato opposizione, ma siccome è una sapienza che viene dall'amore, l'opposizione non l'ha fermata. E questa opposizione, per amore di Dio, si è trasformata in croce. I dominatori di questo mondo non hanno compreso la sapienza di Dio, perché se l'avessero compresa non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Certo, ora quell'opposizione non ha fermato l'amore di Dio, quell'opposizione non ha fermata la sapienza di Dio, ma si è rivelata a noi nella croce. Si poteva rivelare nella distruzione di tutte le persone che si opponevano? Si poteva rivelare nella distruzione del mondo? Non sarebbe stato Dio amore se la sua sapienza si fosse rivelata nella morte di chi si opponeva o nella distruzione di quelli che rifiutano Dio. Invece la sua sapienza, che è amore, che nasce dall'amore, che trasmette amore, ha accettato anche di diventare croce. Quella croce è amore, quella croce è sapienza d'amore. E quindi i dominatori di questo mondo di fronte alla croce devono arrendersi e devono capire che lì è la sapienza di Dio, una sapienza che è accessibile a tutti, anche a quelli che lo hanno crocifisso, anche a noi che lo offendiamo. Quella sapienza è accessibile nell'amore del Signore che ci perdona. Vedete in quale grande mistero noi entriamo? Ora, questo grande mistero in cui noi entriamo con la fede che si fa sottomissione, con l'accoglienza dell'amore del Signore che con la sua croce viene a perdonarci e a salvarci, ecco, ci porta in una sapienza che umanamente sembra difficile da accettare, ed è la pagina del Vangelo. Questa pagina in cui la sapienza della croce, per amore del Signore, diventa giustizia nuova per noi, cioè diventa una vita nuova da vivere, una giustizia superiore. Giustizia qui significa il comportamento dell'uomo giusto, non più solo secondo i 10 comandamenti, non più solo secondo la legge naturale, non più solo secondo la legge dello Stato, ma il comportamento dell'uomo nuovo che è entrato nella sapienza dell'amore di Dio. In quell'amore che è stato anche manifestazione di croce e di sofferenza per salvare e perdonare l'umanità. Lo capite questa pagina, cari cristiani? Ci sembra difficile, ma se la mettiamo nel mistero dell'amore di Dio, capite che noi siamo chiamati a vivere secondo questo mistero. E facciamo giusto qualche esempio, no? Ecco, il Signore è venuto a completare, a compiere la legge di Mosè. Ora, compiere significa portarla in questo mistero d'amore. Avete inteso che fu detto: non ucciderai. Bene, e su questo credo che tutti gli uomini più o meno alla fine sono d'accordo, per la legge naturale che portano nel cuore, per i 10 comandamenti che il Signore ha dato a Mosè e che diventano sempre, ecco, il fondamento del comportamento giusto. Ma questo fondamento si deve adesso completare, allargare. Che cosa aggiunge Gesù a questo? E qui ci sconvolge. Non basta non uccidere. Mi ricordo a volte certe confessioni che si fanno con superficialità. Spero che nessuno di voi l'ha mai fatto una confessione così superficiale. E padre, che cosa ho fatto? Non ho ucciso nessuno. E ci mancherebbe. E ci mancherebbe che venivi qui a dirmi ho ucciso. Ci mancherebbe. Ma se ricordassimo questa pagina del Vangelo,
in cui dopo il Signore dice: non basta non aver ucciso, ma chiunque di voi si adira con il proprio fratello deve essere sottoposto a giudizio. E chi può dire che non si è mai arrabbiato con nessuno? Pure il vescovo stava arrabbiato nella predica adesso. Capite? E non si ferma qui Gesù. Questo è per i bambini, è la parola che bisogna incominciare di là, però quando dice, chi dice al fratello stupido, tu hai mai detto al tuo fratellino sei uno stupido? Bravo. Ma noi possiamo dire, non aver mai detto, ma sto scemo. Chi può dire che non l'ha mai detto? A volte anche in maniera offensiva, non in maniera scherzosa. Allora chi dice stupido deve essere sottoposto al Sinedrio, cioè deve rispondere. Ecco allora, e poi addirittura chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna, cioè all'inferno. E qua dovremmo andare tutti all'inferno a questo punto. Perché tutti abbiamo detto un momento di rabbia o anche di ragione, ma tu sei proprio pazzo. Ecco, capite allora che significa la nuova giustizia? Una giustizia che nell'amore non si accontenta di non fare il male in maniera macroscopica, visibile, uccidere, eppure ci sono anche quelli che uccidono purtroppo, no? Non si accontenta di questo, è troppo poco. Per un Dio morto in croce è troppo poco che noi non diventiamo assassini. Noi che seguiamo un Dio morto in croce per amore, è troppo poco che non siamo assassini, dobbiamo fare di più. Doveva venire a morire in croce perché non fossimo assassini. L'abbiamo ucciso. Ecco allora che c'è questa apertura del cuore che solo la sapienza della croce, che è una sapienza d'amore, ci permette di fare. E c'è... Voi dopo vi rileggerete il Vangelo, perché ecco, una volta che abbiamo capito che significa compiere, portare a compimento, significa allargare a questo mistero dell'amore di Dio, capite poi perché Gesù a ogni comandamento non è che ha aggiunto qualcosa, ha aperto l'orizzonte nuovo, che lui non è che ha aggiunto qualcosa, ha aperto un altro orizzonte. Un altro esempio, tu sei davanti all'altare, stai lì, presenti l'offerta al Signore della tua vita, della tua preghiera, del tuo sacrificio, e lì ti ricordi che tuo fratello, ecco, ha qualcosa contro di te. Cioè, è lui che ti ha fatto qualcosa. E tu che fai? Dici, davanti all'altare come il fariseo, Signore, io ti chiedo perdono, sono qui, ma il mio fratello che mi ha offeso, quello chissà dov'è, il suo cuore è cattivo, è malvagio, puniscilo. Questa non è giustizia di Dio, non è giustizia nuova, non è giustizia che viene dalla croce. Invece Gesù ha detto, quando sei lì davanti all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, che fai? Lascia tutto e va da lui per cercare di riconciliarti con lui. I cristiani forti e maturi non si arrendono al primo rifiuto. Tante volte anche qui noi nella nostra fragilità ci arrendiamo. Padre, so già 3 volte che vado a fare gli auguri per il Natale e per 3 volte mi ha chiuso la porta in faccia. Ci devo andare ancora? Voi che rispondereste? Ma lascialo stare, no? Invece i bambini hanno detto sì. Hanno capito la pagina del Vangelo. Sono 3 volte, ma ogni Natale sei davanti all'altare. E ogni Natale offri la tua offerta al Signore, e ogni Natale, come offri la tua offerta al Signore, devi andare ancora una volta a offrire la pace al tuo fratello, anche se forse puntualmente te la rifiuterà. Non c'è un termine. L'importante è arrivare davanti al Signore insieme. L'importante è arrivare alla fine davanti al Signore riconciliati. Questa cosa anche dopo l'incontro così bello di ieri sera che abbiamo fatto
con le coppie, le famiglie, lo voglio dire agli sposi cristiani. Preoccupatevi in tutto quello che fate di conservare l'unità e di andare davanti al Signore riconciliati. Che dramma quando tra un marito e una moglie che si sono voluti pure bene, no? Non hanno avuto il tempo di perdonarsi tutto. È un dramma per chi resta. Però io mi dovevo perdonare questa cosa e non ho avuto il coraggio di farlo. O dovevo dirgli quest'altra cosa e non l'ho fatta. Ecco, sono poi pensieri che tornano finché non andremo tutti davanti al Signore. Allora, come fratelli, come amici e come coniugi, che bello terminare la giornata riconciliati, perché quella potrebbe essere l'ultima riconciliazione sulla terra e la prima nel paradiso. L'importante è arrivare davanti al Signore riconciliati. Gli altri comandamenti li lascio alla vostra sapienza cristiana. Però l'importante è che tutto questo non avviene nella mente soltanto, non avviene nella freddezza del ragionamento, tutto questo avviene nel cuore. Perché il vero peccato si matura nel cuore e si può consumare nel cuore. Ci hanno detto, tu puoi essere adulto, adultero, senza toccare mai una donna, però nel tuo cuore tutte le donne sono tue. Tu sei un adultero. Perché nel tuo cuore, di uomo o di donna, tutte le donne o tutti gli uomini sono tuoi. Ecco, allora questo riferimento al cuore, in questo comandamento così delicato, no? Che è il desiderare la donna d'altri, il desiderare l'uomo delle altre, ecco, in questo comandamento così delicato, aver tirato fuori il cuore significa aver tirato fuori il centro della nostra persona, in cui tutto si progetta e tutto si può compiere. Sì, si può arrivare davanti al Signore santi e sapienti nel cuore, ma si può arrivare davanti al Signore con un cuore pieno di peccati, che all'esterno non conoscono nemmeno, ma che sono tutti nel tuo cuore. Lì tu hai consumato tutta la tua cattiveria, la tua malvagità, i tuoi desideri perversi. È un cuore così, e non è un cuore che risponde alla sapienza di Dio. La perversione nel cuore è grave ed è la fonte poi di tutti gli altri peccati che noi facciamo. Ecco, allora puliamo il cuore in che modo? Con l'ipocrisia? Con i falsi giuramenti? Puliamo il cuore con l'onestà. Dobbiamo dire prima a noi stessi e poi agli altri sì quando è sì e no quando è no. Abbiamo seminato tanto seme, tanto frutto di santità, come ci ricorda sempre padre Emidio, sì. Voglio prendere questo suo termine per concludere. Tanti frutti di santità per questa piccola ma grande comunità. Amen. Adesso sentiamo anche il saluto, il ringraziamento del primo cittadino e poi il rappresentante. Buongiorno a tutti. Eccellenza stimatissima, siamo... Intanto è sempre un'emozione, è sempre complicato parlare dopo la vostra omelia, perché sono omelie che toccano, che hanno una funzione didattica e pedagogica da buon padre e da ottimo professore quale lei è. È complicato parlare, ma sono dispiaciuto che oggi si chiuda questa settimana, che è cominciata lunedì scorso, ed è stata una settimana molto partecipata, molto intensa, che ci ha colpito molto, che ha colpito molto la nostra comunità. Sono rimasto particolarmente coinvolto nell'incontro che abbiamo fatto con i nostri studenti, con i nostri bambini, i nostri ragazzi, che sono la vitalità e il futuro di questa comunità.
il modo con il quale lei li ha coinvolti, li ha fatti aprire. Di solito i ragazzi sono un po' reticenti quando devono fare delle domande, ma sono stati messi a proprio agio e quasi non volevano smetterla di fare le domande. Quindi grazie per questo, grazie per il messaggio che lei quel giorno ha lasciato ai nostri giovani. Ci siamo visti ed abbiamo visitato le nostre attività produttive, una bella realtà del nostro territorio, abbiamo incontrato aziende e imprenditori abbastanza grandi, abbiamo incontrato piccoli artigiani, abbiamo incontrato quello che è il tessuto economico nostro, che vogliamo che cresca, che è rimasto molto colpito dalla visita, perché io mi sono sentito dopo con gli imprenditori che mi hanno ringraziato per questa opportunità che abbiamo dato loro. Le vostre parole sono state sempre puntuali ed attente in ogni occasione. Quindi vi ringrazio e vi ringrazio per l'incontro con questa comunità. L'ho già detto altre volte, è la prima volta che questa comunità ha il grande privilegio di ospitare una visita pastorale, una visita voluta dal Vescovo, quindi non richiesta, ma è stato il Vescovo che ha scelto di essere qui tra di noi e onorarci con il suo messaggio. È stato un incontro in certezza di comunione, di confronto, ma il messaggio è quello della speranza che lei ci lascia, la speranza di proseguire il nostro discorso, il nostro percorso anche nelle difficoltà contingenti con grande fiducia. E io vi ringrazio per questo, vi ringrazio per questi sette giorni e lo dico sinceramente col dispiacere del mio cuore, perché sono stato veramente bene con lei. La ringrazio per l'attenzione che ha per Frigento in modo particolare. Io sono legata a lei, glielo dissi, perché ebbi il grande privilegio di partecipare presso la Basilica di Montevergine quando lei è diventato vescovo. Poi c'è stata un'altra esperienza molto toccante fatta insieme quando la comunità di Frigento ha portato l'olio a San Gerardo, ed io anche in quell'occasione ho avuto il privilegio di rappresentare questa comunità. Abbiamo ospitato insieme il cardinale Crescenzio Sele in occasione del 16° centenario del nostro santo patrono San Marciano. Quindi sono legato a lei in modo particolare, lei è il mio vescovo. Quindi grazie per tutto quello che fa, grazie per essere stato con noi, grazie per il messaggio di fiducia che ci ha lasciato. Allora possiamo anche sedersi nel frattempo, ma che è voluto raccogliere il frutto dei nostri incontri della vita in questa sesta domenica, ma anche di quello che il nostro pastore d'Arcivisco ci ha portato con la sua persona e con la sua ricchezza di grazia. Quindi siamo a lui con la nostra corrispondenza. Dobbiamo essere il terreno fertile, preparato per accogliere e far germogliare tutto questo che il Signore ci dona mediante l'insegnamento dei suoi rappresentanti, nel caso nostro, il nostro Arcivisco. Alla fine della messa, in giro, dopo queste poche parole mie, e dopo il saluto da parte del rappresentante cittadino, è il nostro sindaco, e il rappresentante anche del consiglio parrocchiale, e poi accompagneremo il vescovo all'aperto, e dove lui ci dà l'arrivederci, e noi, come la gente di Corinto con Paolo, e ci aggrappiamo alla sua persona, e sentirlo sempre nel nostro cammino come San Paolo, l'Apostolo, che dopo aver catechizzato e cristianizzato quella gente, salutava la gente piangendo, si gettava al soldo di San Paolo, quelle che noi anche faremo nei confronti del nostro arcivescovo. Grazie per la vostra presenza, grazie a lui di quello che ci ha portato. Amen. Grazie.
Grazie.